Non hai molto tempo. Kip ha 11 anni e vive in Sud Tirolo. Suo padre è deciso a trasferirsi a Dublino, ma Kip non vuole lasciare il luogo dove è cresciuto e dove vivono i suoi due migliori amici, che si autodefiniscono cacciatori di tesori. Il passato viene inaspettatamente in suo aiuto. La mummia Ozzy viene infatti rubata da una strega dai capelli bianchi e sarà proprio il ragazzino il primo ad accorgersi che la mummia è tornata in vita e a comunicare con lei. Partendo da una scoperta scientifica nazionale, il regista racconta una storia fantastica per giovanissimi, senza rinunciare agli effetti speciali. Il film piacerà ai bambini in grado di apprezzare non solo i blockbuster, ma anche un piccolo film artigianale che valorizza il patrimonio archeologico italiano e le bellezze incontaminate del nostro nord.